Guarda, sono già pronto per i bravissimi ospiti che abbiamo qui stasera. Per Io però mi sento, sei l'applauso. pronto per l'applauso? Io però mi sento anche un po' già triste. Lo so, Siamo però. arrivati all'ultima puntata di questa stagione di Mille Voci. Quindi voglio dire, già inizio con la nostalgia di tutto quello che abbiamo vissuto nel corso di questa 17ª edizione. Però in quest'ultima puntata, accanto al maestro Alessandro Alessandro, ci siamo fatti veramente un percorso insieme, un cammino che è stato bellissimo. Quindi Bellissimo. grazie Alessandro della tua E presenza. sarà anche il tesoro per la prossima edizione, sarà ancora Assolutamente, migliore. assolutamente, miglioriamo sempre. Quindi grazie, lo dico da subito, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione. E in quest'ultima puntata, appunto, non potevano mancare, dei Loro. grandi ospiti che abbiamo avuto il piacere già di ascoltare nel corso di questa edizione, ma volevamo un gran finale e quindi abbiamo insistito perché potessero tornare a trovarci. Con gioia vi presento, vi ripresento il Giardino dei Semplici! Andrea, Luciano, Tom, Ciro detto Tommy, mi piace, Tommy è sposato. Tommy e Savio, grazie di essere tornati a Mille Voci. Abbiamo la vostra Ma per questo benedizione. finale ti sei vestita come un confetto. Hai visto? Sembra un Sì. confettino, proprio confezionato su misura per quest'ultima puntata di Mille Voci. Allora, voi avete scritto delle bellissime canzoni, cantato, reinterpretato, fatto dischi. Abbiamo avuto il piacere di ascoltarvi nel corso di questa edizione, di ascoltare dei vostri grandi successi, ma non ne abbiamo mai abbastanza. Per cui ci aspettiamo anche in questa puntata di ascoltare la vostra musica. Con cosa Devi iniziamo? essere precisa, però. Devo essere precisa, Devi sì. dire autori. Gli autori di tutte le canzoni. No, non me lo No, di ricordo. questa Rima. canzone. Di questa canzone. Di. Di Bigazzi Il secondo, la e Savio. Savio, vai, il giardino dei semplici. Brava. Oh. Ciao.
Grazie. Grazie, grazie a voi per questo momento e per l'atmosfera che riuscite a creare. Quest'anno 3 volte siamo ritornati. Eh? È vero, ci avete fatto un regalone, quindi voglio dire, è una bellissima edizione di Mille Voci anche grazie a voi. Comunque è facile trovarli in giro perché fanno serate ovunque. È vero, quindi in tutte le piazze, in tutti i paesi d'Italia, in lungo, in largo. Speriamo che veramente si ritorni a questa cosa. Che si possa tornare perché siamo stati bloccati per un bel po'. Beh. Ora però si sta rimettendo la macchina in moto, dai. Sì, speriamo veramente bene, quindi per voi e per tutti gli artisti che hanno bisogno di ritornare ad esibirsi dal vivo. Quindi... Beh, voi siete proprio il simbolo della festa di piazza, della festa della cittadina, del paese. Sì, del perché popolo, tutto... vi conoscono tutti, quindi riuscite a mettere insieme generazioni diverse. È vero, no? Vi conoscono quindi tutti. Giovani, meno giovani, quindi quando arrivano il Giardino dei Semplici tutti in piazza. Un po' di anni sono passati. Ecco. Un po' di anni però... sono passati e voi riuscite però... La cosa bella sono le generazioni che vengono lì nuove, quindi vedi i nipotini o le mamme che... E certo. Perché la cosa bella, poi che diciamo sempre, i nostri dischi che sono più di 4, ormai dicono sempre 4 milioni, ma saranno molti di più ormai, perché si dice questa cosa di 4 milioni, ormai sono passati 20 anni, non ne andiamo a contare, però di sicuro se stanno nelle case vuol dire che qualcuno certo. li ascolta. Assolutamente quindi, sì. Le varie generazioni, dai nonni, poi mamma, papà, figli e quindi anche di nipoti. Ho pensato a sta cosa. Si tramanda la generazione e la musica del Giardino dei Semplici. No, anche perché quando poi vengono sotto il palco molti ragazzini, ma sono loro. Quindi, ah, certo. Capito. Vi riconoscono, scusa. Quando vi vedono associano, volte, associano la musica ai vostri volti. Una volta c'è successo, ma loro sono la cover band del Giardino dei Semplici. Sì. Si aspettavano di vedere quattro nonnini. Invece voi vi mantenete proprio sempre sono giusto. Tanti anni. Lui si riporta bene 83 anni. Certo. Sì, sì, devo dire. Sì, sì, tutti dagli 80 45, in su, soprattutto 40, Savio, si vede che Savio. Insomma, no? 45 anni più uno. Sì. Perché uno l'abbiamo perso, quindi dovrebbe essere 46, però sono 45 più. Un anno in meno, sì. È un anno in meno. Per fortuna c'è Savio che abbassa la media. Approfittiamo comunque. Di questa amicizia, di questa confidenza, sì. Perché non li portiamo giù in Calabria e io li porto giù nel Cilento, porta. A Roscigno, li porterò a suonare. Ci sono ma stati, secondo me, ci visto, sono che stati. Visto che l'età media si è alzata, c'è stato qualcuno che ha detto, secondo me a me non va bene, mo fermo il mondo. E ci ha fatto, infatti, diamo ha il tempo. Ha fatto uno spegni accendi, ecco. Allora, ascoltiamo un altro vostro grande successo. Potete dirlo a me in questo caso, perché io è dalla prima puntata... che ogni tanto mi faccio certi pianti che non avete idea, perché mi commuovo, mi metto a piangere, quindi io no. Adesso tu no, tu io reggi, infatti. Ma mi sa che questa è l'ultima puntata, pure tu tra un pochino la lacrimuccia ci scappa, quindi su, fatemi Tuca non chiagne. Bella. Nuova edizione. Nuova edizione, dall'album Concept. Li riprendo così poi, capito, li portiamo al paese. Non è mai bella, rassegnata e
And so he had to leave his motherland, become an immigrant, and pass his lesson right for what he couldn't see again. Morning, sitting night, is it right now? I see you laying on the ground, I can feed your tie. Little soul, you're not alone, yeah, I'm here for you. You cannot cry, baby, that's why you make me cry for you. So this is my pain, I'm going insane. And I hear your word just one more time, and then if it's the end, surrender to the see those lights straight into my eyes, go back. And when I was a child, all I had alive was you. Grazie. Grandi. Bellissimo il video. Vogliamo anche svelare l'identità della ragazza? No. Che, sì, perché io non l'ho conosciuta, diciamo, perché ho sentito in un'altra edizione. È una carissima ragazza. Non è obbligatorio dirlo. Però è una cosa bella. È la figlia, Marti. Grande. Quindi in questa rivisitazione di Tuca Nuntiagne c'è anche la figlia di Luciano. Bellissimo anche il video. Veramente complimenti. Allora, i nostri il Giardino dei Semplici si avvicina al pianoforte, mentre io vi racconto la storia del loro album. L'ultimo album, Concept, è un album dove ci sono in realtà quattro dischi che richiamano l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco, gli elementi naturali. E in ognuno di queste parti di questo disco ci sono dei brani, una parte dedicato ai loro grandi successi riadattati, come questo che avete sentito, e riarrangiati, una parte dedicata agli evergreen, e quindi a tutte quelle canzoni che rimangono sempre famose in tutto il mondo e nel tempo. Poi c'è una parte dedicata alle canzoni straniere, e una di queste adesso la sentiremo, e poi una parte dedicata ai loro inediti che abbiamo avuto anche modo di ascoltare nel corso di questa edizione. Quindi loro adesso ci fanno ascoltare un brano tratto dalla sezione dei brani, diciamo, stranieri, lingua straniera, un brano di, se non sbaglio, Gloria e Stefan. Sì, brava. Che, grazie. Quindi loro si sono sistemati vicino al pianoforte per l'esecuzione di questo brano che si intitola Los Años. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, con los años que me queda por vivir, demostraré cuánto te quiero. Años que me quedan, yo viviré por darte amor, hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en yo te amé, mas nadie
te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún es tarde para recapacitar. Grazie, grazie per questo momento, grazie per essere tornati qui a Mille Voci, il Giardino dei Semplici. Bentornati, bentornati qui in studio dopo questa piccola pausa. Bentornati col maestro Alessandro Alessandro che si è ripreso il suo posto al pianoforte. Anche il caffè. Anche il caffè si è preso nel frattempo. E andiamo avanti con quest'ultima puntata di Mille Voci, ospitando una persona che ha aperto Mille Voci 17 anni fa, perché lui era ospite nella prima edizione di Mille Voci e oggi è ospite nell'ultima puntata della 17esima edizione di Mille Voci, Daniele Sinasce! Tu sei coreografico, sei stupendo, hai degli occhiali e delle giacche pazzesche. L'occhiale è televisivo. Mamma mia, l'occhiale è televisivo, ti prego, è fantastico questo occhiale. Ma avete fatto un primo piano, vi prego, ma si vede l'antenna qua? Si vede l'antenna? Cioè una cosa fantastica, l'antenna c'è. Cioè l'antennina che gli sbuca. Se no a casa non ci vedono. Bellissimo. Allora, Daniele Sinasce, Renato Zero si diventa, ma il nostro Daniele Sinasce, che è stato già ospite nel corso di questa edizione di Mille Voci, ci ha fatto ascoltare, ci siamo divertiti cantando Renato, ci ha fatto ascoltare delle bellissime canzoni, oggi ci fa ascoltare un inedito. Sì, un brano mio che ho fatto soprattutto per questi ragazzi che vogliono tutti frequentare gli studi televisivi, i VIPs, no? Però bisogna anche considerare che per diventare come loro, come questi amici, come Alessandro, bisogna dargli giù sotto. Perché quando tu canti, che noi stiamo tutti là imbambolati, non è che da un giorno all'altro sei diventata cantante, no. Bisogna stare sui libri, bisogna studiare bisogna tanto, per cui infatti, vita è da vero, VIP è a volte diventa come una bolla di sapone, mi raccomando ragazzi, studiate non soltanto la geografia e la storia, ma il pianoforte, il canto e tutto il la resto, musica, se no non diventate vero, Daniele, come è vero, loro. È verissimo, verissimo, perché a volte si viene trascinati dalla facilità anche le veline che tanto dicono passano tutto il giorno in palestra, per cui non è così facile fare quello che si fa in televisione. Non è facile fare spettacolo, non è facile fare televisione, quindi è vero, c'è tanta preparazione dietro. Assolutamente.
come la tua, che oltre a essere un grande artista, sei anche un grande insegnante di canto. Grazie, grazie. Io ne grazie, so qualcosa, grazie. Per cui il nostro Daniele Sinasce ci canta questo suo brano inedito, Vita da VIP. Ma che geni di ragazzi, sempre attenti, mai distratti, sempre pronti a mille scatti. Li ritrovi in ogni via, paparazzi, che mania, ancora una fotografia. Correre ti stancherà, lui ti troverà. VIP che fatica, gli strapazzi, sempre attenti ai paparazzi, corron via come i razzi. Li ritrovi in ogni via, un incontro capatia, neanche una fotografia. Correre ti stancherà, lui ti troverà. E tu, leggendario mito onorato, chi lascia che ti scatti ancora un altro click. E tu, leggendario mito onorato, chi lascia che ti scatti ancora un altro click. VIP e paparazzi, un'alleanza che da pazzi, tanti scoop allietanti, sempre in lite mai distanti. Una foto sorprendente in un'estate divertente, sotto il sole che rovente. Correre ti stancherà, ma chi è che scapperà? E tu, leggendario mito onorato, VIP, lascia che ti scatti ancora un altro click. E tu, leggendario mito onorato, VIP, lascia che ti scatti ancora un altro click. VIP, non credere che passerà inosservata la tua popolarità, in ogni luogo ti scoverà l'obiettivo della celebrità. Ma che bello, hai coinvolto tutti. Tra l'altro non a caso ho visto nel video che hai anche reclutato le tue allieve della scuola di canto. Certo, li ho messi subito a stecchetto. Devono imparare come funziona questo ambiente. Io vorrei ringraziare, visto che è l'ultima puntata, Gianni Turco, che mi ha dato l'opportunità ormai da tantissimi anni di stare qui in questa bellissima famiglia. Vorrei ringraziare veramente tutto lo staff, grazie, tutti gli amici che sono venuti questa sera a trovarci con noi.
ed è veramente, è molto emozionante. Grazie. Bello. Grazie a Daniele Sinasce. Grazie. Hai visto che carina, orecchiabile. Molto orecchiabile, bella alla grande. Poi c'era pure il libro che lui partiva per il Brasile, c'erano delle immagini, no, riprese. Brasile, ho visto, ci sei stato. C'è Brasile, c'è anche Capocotta, vabbè. Cioè, pezzi sì, che non abbiamo, che non avevamo finito, l'abbiamo girati qua. Beh, bellissimo, bene. Beh, è bello avere amici anche come Daniele Sinasce. Assolutamente sì, un amico ormai da tanto tempo di Mille Voci, quindi una grande presenza in quest'ultima puntata. Ora però... vorrei dedicare invece una canzone, abbiamo fatto tante canzoni napoletane prima con Il Giardino dei Semplici. Canzoni, questa edizione la canzone napoletana, belle, devo dire, non l'abbiamo trascurata. Loro sono Il Giardino dei Semplici, ma hanno fatto un arrangiamento bello complicato, bellissimo, fatto bene, altro che semplice, un arrangiamento complicato. E volevo dedicare, mi è venuto in mente mentre proprio li sentivo, fare un piccolo omaggio, visto che è l'ultima puntata, a un mio carissimo amico, amico tuo, amico di tutti, che è Lucio Dalla. Ah, bellissimo, assolutamente. Oh, guarda, ecco, una foto tua. Ecco, le ha trovate. Hanno pescato in regia una foto di Alessandro e Lucio Dalla. Qua eravamo un po' più grandicelli, ma quella prima era parecchi anni fa. Insomma. Sì, non e diciamo neanche quanti. No, no, per carità. Omaggio a Lucio Dalla dal nostro maestro, ma Alessandro solo un attimo, Alessandro. Un pezzetto, un pezzetto. Perché la canzone napoletana viene esportata, ritrasformata e riarrangiata in tutto il mondo. E questa è una canzone famosissima. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue e tinte vene sai. Alessandro, Alessandro! Grazie, un bellissimo momento, un bellissimo omaggio, una bella canzone, una bella emozione. Grazie. Grazie. Grazie al maestro Alessandro che mi serve su un piatto d'argento la presentazione del prossimo brano, perché poi essendo l'ultima puntata ce la cantiamo in napoletano facendo l'omaggio a Gianni Turco che è il produttore e il regista di questa trasmissione che adora la lingua napoletana. E quindi è venuto da me e mi ha detto questa canzone io la adoro, dovresti cantarla. Io ho detto non se ne parla, lui ha insistito e tra me e lui ovviamente ha vinto lui. Per cui mi ha dato ripetizioni sulla pronuncia di alcune parole e siamo riusciti a realizzare questo brano che vi presento che è Torna a Surriento. Accettato falso mina, guarda qua chi sto giardino, sento si è spicciura
Brava. Grazie! E poi ho cantato in napoletano davanti ai napoletani. Voglio dire, ho superato l'esame, spero, perché anche il turco è stato terribile con certe le pronunce di certe parole. Bene, grazie a voi. E non la finiamo qui, non potevamo finirla qui, perché quando lui, che mi ha accompagnato in tutta questa edizione di Mille Voci, è stato presente in tutte le puntate, mi ha sostenuto, mi ha aiutato, sia qui in studio che dietro le quinte, vi dico, ha sentito qual era il programma della serata, facciamo il napoletano, e Riccardo ha detto, ragazzi, io pure canto il napoletano. Riccardo Antonelli! Bene! Lasciami ringraziare Gianni Turco per quest'altra opportunità che mi ha dato di partecipare appunto a Mille Voci per tutte le puntate, dove ho colto l'occasione di presentare così un mio spettacolo standard a puntate, appunto. Generalmente poi lo spettacolo invece lo faccio tutto insieme. Quindi con omaggi a grandi artisti della canzone italiana, in primis Claudio Villa naturalmente, omaggi alla canzone romana e alla canzone napoletana. In questo caso questa canzone è una new entry del mio repertorio, è la prima volta che la canto in assoluto. Quindi siamo onoratissimi di essere noi il pubblico che ascolta per primo questa canzone. E quindi ci vuole un applauso di incoraggiamento. Dai napoletani, dai soprattutto, napoletani. Perché mi raccomando, quindi... La canzone Na voce, na chitarra e o poche luna. Riccardo Antonelli in Na voce, na chitarra e un po' de luna. Riccardo Antonelli! Voce una chitarra o poche luna, e che pochi che fa una serenata. Stavo accato e m'accosta chiano chiano, parole dolce bene innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana per un pozzo che un campo. Una voce, una chitarra o poche luna,
e che pochio befana serenata a vocatoia ma costa più vicina parole dolce ben innamorata una chitarra e non finire voce canto felice so felice amore non posso che io scordarmi te. Lontana di un pozzo di un campà una voce, una chitarra o poche luna e che pochi uve fa una serenata a bocca d'oia s'accosta più vicino e tu m'astrigni a me che ho appassionata una chitarra e non finire voce canto e felice, canto e so felice amore non possa che io scordarmi te. Riccardo, grazie di tutto, grazie della tua presenza, grazie del tuo sostegno, grazie del tuo affetto, perché sei stato veramente speciale. Grazie a te per l'ospitalità. Grazie. Riccardo Antonelli. Grazie. Bene. Vabbè, io comincio già. Madonna santa. Dobbiamo arrivare, dobbiamo chiuderla in maniera... no, non ti ci mettere pure tu. Allora, andiamo avanti perché dobbiamo arrivare indenni alla fine, non ci riuscirò, lo dico prima. Chiudiamo, cerchiamo di chiudere questa edizione di Mille Voci. Io quando l'ho incontrato gli ho detto, io però ho bisogno di ascoltare una canzone. Ho bisogno di ascoltare questa canzone perché voglio fare proprio un omaggio a questa edizione e a questi anni. Quindi l'ho guardato e ho detto, Daniele, ti prego, cantami i migliori anni della nostra vita. Daniele si nasce! Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta.
Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è finita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Vai! I migliori anni della nostra vita, la nostra vita. I migliori anni della nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Viva Daphne! Grazie. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Grazie. Grazie. Lo so che ci sono dei momenti nei quali sembra che la tristezza prenda il sopravvento, ma alla fine si supera, si può superare, si supera tutto. E questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita. Grazie Daniele. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Prima della sigla, prima dei ringraziamenti, vi voglio far ascoltare un brano che Gianni ha voluto come brano di chiusura dell'ultimo Daphne and Friends che abbiamo fatto insieme e che è di buon augurio. Perché è un brano che dice, insomma, noi ci rivedremo, è una bugia quella che adesso chiudiamo, ci salutiamo e arrivederci, perché noi comunque torniamo, perché non riusciamo a stare separati. Quindi con l'aiuto e il sostegno del corpo di ballo, di Fabrizio Musilli, di Gioia, di Elisa, vi canto questo brano, che era un brano di Claudio Villa, Una splendida bugia. We'll be right back.
è già passata un'altra sera, il nostro incontro ormai finisce qui, forse staremo insieme ancora, ma adesso salutiamoci così, come se fosse l'ultima volta, l'ultima volta, questa sarà per te, ma è solo fantasia, è pura fantasia, un sogno inutile perché addio per sempre, quando poi c'è qualche cosa fra di noi che non potrà finire mai. È una splendida bugia che diciamo tu ed io, e lì per lì sappiamo già che poi nessuno di noi due, amore mio, la manterrà. Ci vogliamo troppo bene, stiamo troppo bene insieme, ed ogni volta questo addio ci lega sempre un po' di più, ti fa sentire ancora mio, mi fa sentire ancora tua, perché è una splendida bugia. Sappiamo già che poi nessuno di noi due, amore mio, la manterrà. Ci vogliamo troppo bene, stiamo troppo bene insieme, ed ogni volta questo addio ci lega sempre un po' di più, ti fa sentire ancora mio, mi fa Tieni questo, Fabrizio. Grazie a Fabrizio Musilli, al corpo di ballo. Rimanete con noi. Grazie al maestro Alessandro Alessandro. Grazie a te. Grazie per la tua compagnia, grazie per il tuo sostegno e per la tua professionalità. Grazie Alessandro. Grazie a tutti gli ospiti che sono stati con noi in questa puntata. È stata un'edizione importante, impegnativa, difficile, ma sono stata assolutamente sostenuta da tutti nel portare a termine questo progetto. Grazie a Emanuele Giannini per la collaborazione preziosissima, grazie ad Antonio Domenicone per il suo sostegno, grazie a Gianni Turco che ha voluto, nonostante i suoi problemi di salute, che portassimo avanti questo progetto, quindi lui si occuperà poi di tutto ciò che è il post produzione di Mille Voci. Ho avuto la grande responsabilità di portare avanti questa edizione in qualche modo senza di lui. Spero di aver fatto un buon lavoro e che lui possa essere contento, grazie, di questa edizione di Mille Voci. Poi senti, già, se non ti piace la rifamo. Quindi
un saluto e un grazie a tutti voi veramente di cuore. Venite qui con me, venite con me, sostenete. Che sta succedendo? Oh, non ci credo, il turco Gianni. Speriamo che non ci ammazzino. No, vabbè, speriamo di no, non credo proprio. Gianni ha avuto dei problemi di salute, lo sapete dalla prima puntata. Io sono contenta del fatto che lui stia meglio, che si stia riprendendo e che le cose si possano risolvere, e si dovranno risolvere, anche perché lui ha la forza di andare avanti per volere a tutti i costi portare avanti il progetto di Mille Voci. Quindi grazie a tutti, e per l'ultima volta in questa edizione, sigla! Sigla!